Oltre 3 ettari di parco ed un nuovo insediamento urbano sorgerà nella zona industriale di San Giovanni a Teduccio in via Ferrante Imparato, un volume di 151.000 metri cubi, nel luogo che fu sede per 40 anni del deposito costiero di Eni a Napoli. Le attività di demolizione sono tuttora in corso e termineranno a giugno, quando sarà completato l'abbattimento delle strutture in passato adibite allo stoccaggio e alla vendita di prodotti petroliferi. 36 serbatoi, 12 chilometri di tubazioni e 13.000 accoppiamenti flangiati. L'intervento è realizzato nel rispetto dell'ambiente e consentirà il recupero dell'80% dei materiali. Si tratta di un grande intervento di ripristino dell'area, un ex sito industriale che diventerà per buona parte parco e che vedrà anche una riqualificazione delle unità immobiliari e degli uffici. Nel progetto che noi abbiamo già presentato al Comune, peraltro è previsto anche il nostro nuovo centro direzionale meridionale, si tratta quindi di un'operazione che coniuga il rispetto delle regole del piano regolatore della città di Napoli, l'indirizzo strategico di riqualificazione e valorizzazione di Napoli orientale e il mantenimento di una presenza di un'azienda italiana di interesse strategico come Eni. L'area, che ricade nel sito di interesse nazionale di Napoli orientale, sarà successivamente oggetto di una consistente operazione di bonifica e restituita alla città. Questa mattina la visita ai cantieri del sindaco Luigi De Magistris e del vice sindaco Tommaso Sodano. Qui passa una parte della storia di Napoli, perché nella demolizione di alcuni serbatoi sorti 80 anni fa, oggi si apre una nuova fase, quella della bonifica e della riqualificazione di un pezzo importante della nostra città. Siamo contenti che questa avvenga in una forte collaborazione tra il Comune ed Eni e anche nell'ambito del raccordo più forte col progetto di Napoli Est, che prevede la riqualificazione di tutta quest'area, via Ferrante Imparato, via Galileo Ferraris e le altre vie. Siamo anche contenti che imprenditori stiano investendo in questa zona, pensiamo a via Brinno con Eccellenze Campane, qui verrà un parco, quindi è Napoli che è in movimento, in costruzione, c'è lavoro, perché ovviamente in tutto questo si mantiene un livello occupazionale positivo e finalmente si concretizza quell'opera di bonifica di cui si è parlato e annunciato solamente per tanti anni. Adesso è ora che lo facciano anche altri, dopo Eni tocca a tutti gli altri, perché il tempo è adesso per riqualificare completamente l'area orientale della nostra città e consegnare poi una visione straordinaria di recupero del paesaggio verso le colline di Napoli e verso il mare.